Migliorare un provvedimento come il decreto sicurezza, incidente nel profondo dei valori etico-sociali e sui diritti civili, per renderlo un po' più aderente ai dettami costituzionali e più rispettoso degli impegni internazionali assunti dal Paese, non era una facoltà, era un preciso dovere al quale la più alta carica dello Stato ci aveva richiamati. Il Parlamento, e in particolare questa maggioranza che sostiene il Governo, non può ritenere che la propria responsabilità possa essere assolta ed esaurita in un grigio compito di ratifica, sordo alle istanze istituzionali. Io continuo a sostenere questo Governo nell'ambito della sua azione generale. Cionondimeno, devo tener conto delle gravi lesioni inferte all'ordinamento giuridico. Non parteciperò al voto e lascerò l'Aula. Grazie. Anche per me questo decreto è discutibile sia nel metodo che nel merito e corrisponde purtroppo solo a esigenze di spot elettorale, ma nel merito è ancora più discutibile. Perché come nella migliore tradizione dei decreti approvati in aula negli ultimi anni da un'altra maggioranza, il titolo, così come i programmi propagandistici, non corrispondono al contenuto. Nuovi clandestini in violazione dei più elementari diritti umani che andranno a creare, senza piani di rimpatrio, forti tensioni nelle periferie. Depotenziamento dello SPRAR a gestione pubblica, spostamento di risorse dal pubblico al privato persino senza trasparenza nella gara d'appalto, nella prima stesura, rafforzamento dei grandi centri straordinari affidati a privati. Tutto questo darà forza a chi sui migranti fa più soldi che sul traffico di droga che abbiamo già conosciuto e fornirà personale da sfruttare per il traffico di droga e nelle campagne da capolari e padroni. E tutto ciò è esattamente il contrario del programma 5 Stelle, è il contrario e non esiste tutto ciò nel contratto di governo, perciò anch'io pur rinnovando la fiducia a un governo che ha ancora da fare, in particolare la riforma della prescrizione e il reddito di cittadinanza, tuttavia non posso che dire no a questo decreto e uscirò dall'aula al momento del voto. Nunes in dissenso dal gruppo. Non diminuisce il flusso degli immigrati, non combatte il business dell'immigrazione, non diminuisce la spesa e non aumenta la sicurezza, perché aumenterà certamente il numero degli irregolari, genti che non siamo né saremo in grado di riportare, come dicono, a casa loro. Perché mancano gli accordi internazionali con i paesi di destinazione, accordi non facilmente realizzabili, come sappiamo e come ammettono anche i proponenti. La scorsa legislatura, come Movimento 5 Stelle, ci vide opporci con grande forza al decreto Minniti-Orlando, in questa stessa aula, che andava nella stessa direzione di questo, con il DASPO e con criminalizzazioni e con un vero e proprio stato di polizia. Ma la polizia non può sostituirsi agli obblighi dello Stato. Io voto no a questo provvedimento, ma continuo a dare fiducia a questo esecutivo per le tante aspettative della maggioranza del Paese che chiede con ansietà e speranza una diversa legge di stabilità, una manovra espansiva, il reddito di cittadinanza, operazioni per l'ambiente. Per questo motivo, non potendo fare distinguo, non parteciperò al voto sulla fiducia. Ciascun senatore chiamato dal senatore segretario dovrà esprimere il proprio voto passando davanti al banco della Presidenza. Quindi estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale. Per voto anticipato, senatrice, buongiorno. Senatore Salvini. Centinaio, sì. Salvini, si prepari. Barachini.
Salvini, sì. Mantero, si prepari. Mantovani. Mantero, assente.